Viaggiatori, buongiornissimo! Buongiorno. Altro weekend via dal tempo incerto, ma andiamo via lo stesso, non ci interessa niente. E siamo nella terra del prosecco! Val Dobbiadene! Quindi siamo appoggiati all'area sosta che si trova giù in paese. Siamo partiti stamattina, ovviamente arrivati ieri sera come sempre, di venerdì. Partiti stamattina a piedi e ci facciamo un bel girazzo fra Vitigni e Vitigni. Quindi ci vediamo in giro a Vitigni. Ciao! Finalmente una Michela felicissima per essere nel suo habitat naturale. Sì, sono nel mio mondo. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, come potete vedere dietro e intorno, cioè è bellissimo. La zona è veramente bella, le passeggiate sono tantissime. Ho visto che c'è sul sito del turismo di Val Dobbiadene, ci sono specificati vari anelli per quanto riguarda le strade del prosecco da poter fare a piedi o in bicicletta, ovviamente. Sì, come suona bene le strade del prosecco. È emozionato. E niente, si cammina fra vitigni, fra aziende agricole, fra agriturismi, cantine aperte per degustazioni di ogni tipo. Oggi noi faremo un anello che passa in mezzo appunto alle colline del prosecco, del Cartizze e di tutta la parte di OCG. La nostra prima tappa di oggi sarà l'Osteria Senza Oste, che è un posto molto particolare, ci vogliamo venire da una vita. Sì, ce l'abbiamo vicino a casa. Esattamente. Che appunto, come dice il nome, è un'osteria dove non c'è l'oste, non ci sono camerieri, ci si serve da soli e ci si trova proprio immersi in una delle zone più belle delle colline del prosecco di Val Dobbiadene. Quindi noi andiamo avanti a camminare e ci vediamo là. Ciao. What else? Spettacolo.
Allora il posto in sé è stupendo. No, di più. Salendo verso il distributore del vino, dove andremo adesso, ci sono tutti questi tavolinetti. Ma che carini sono! In mezzo alle viti per farsi l'aperitivo. Posto bellissimo. Ti dovevamo venire prima o dopo. Ah, veniteci, cioè proprio bello, bello. Ma ora andiamo verso il vino. Ragazzi, immancabile. Cici. Ragazzi, dopo 10 chilometri bellissimi di camminata in mezzo ai vigneti e alle colline di Val d'Obbiadene e dopo una boccia di prosecco meritata, direi, siamo appena arrivati in area sosta, una pappe, un po' di riposo. Oggi pomeriggio ci muoviamo e cambiamo meta, quindi ci staremo sempre qui a Val d'Obbiadene, ma un po' più in alto, quindi secondo me ci vediamo dopo. A dopo, ciao. L'area sosta comunque è questa qui. Qui c'è l'ingresso a sbarra, ma basta mettersi davanti, si apre in autonomia. Qui c'è il pedonale. Rifiuti. Tutti gli stalli con l'elettricità. Il nostro piccolino. E in fondo là, all'ombra, c'è il carico e lo scarico. In teoria 10 euro 24 ore, oggi pomeriggio capiremo se è vero. Ragazzuoli belli, posticino top direi. Siamo 10 km sopra Val d'Obbiadene, direzione Pianezze. E c'è sto spazio qua con dei tavoli da picnic, due braceri dove poter cucinare qualcosa, cosa che faremo noi stasera. Quindi non ci resta altro che accendere il fuoco, cucinarci la cena, goderci la serata, farci l'aperitivo nel frattempo. Vabbè, goderci l'ultima serata di questo weekend e domani tornare a casa. Qui si sta da Dio. Tutte le soste ve le lasciamo in descrizione direttamente col link di Park Fortnite, quello che si fa prima. Per qualsiasi domanda chiedeteci pure e per il resto buoni chilometri a tutti. Ciao belli.